Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche da demonetizzati. Quello di oggi sarà un episodio ricchissimo, dove faremo il punto della situazione su quanto è stato mostrato ieri durante il PlayStation Showcase. Ma non solo. C'è veramente tantissimo da discutere e purtroppo non ho tempo per inserire solo risposte sbagliate. Mi dispiace. Vi ringrazio comunque per il supporto e per la presenza ieri sera in live. Siamo stati tantissimi e come al solito è stata una live emozionante. Senza di voi questo canale non avrebbe senso. Grazie veramente di cuore. Mentre se siete nuovi, io non capisco perché ancora non siete iscritti al canale. Dai su, iscrivetevi subito e mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. In descrizione trovate tanti link, sì, tutti da cliccare. Fatelo, mi raccomando. Io ho detto tutto, iniziamo! Va bene lo showcase, ma se c'è una cosa che il TG Poro ci ha insegnato è che c'è sempre, sempre, sempre spazio per l'angolo della poracciata. E questa volta l'Epic Game Store propone un grande classico universalmente riconosciuto come uno dei migliori GDR targati Obsidian. Avete tempo fino alle 17 del 1 giugno, la prossima settimana, per riscattare gratis Fallout New Vegas. Oh, e poi se non l'avete mai provato il timing è perfetto. Avete tempo per finire Zelda e poco prima di attaccare con Final Fantasy XVI potete dargli una chance. Anche Amazon Prime Gaming ha svelato la sua lineup di giochi offerti agli abbonati Prime per il mese di giugno, ma non so, è un po' di tempo che il piatto piange. Di interessante, almeno tra i nomi che conosco, spiccano solo la Enhanced Edition di Neverwinter Nights e SteamWorld Dig 2, ma magari tra tutti questi nomi si nasconde qualche perla indie, ditemi voi. Mentre quella del GOTY 2023 sembra una partita chiusa, udite, udite, abbiamo quello che probabilmente sarà il peggiore gioco dell'anno. Non che le preview di Gollum facessero ben sperare, ma le recensioni confermano le pessime prime impressioni. L'action stealth è stato bastonato praticamente da tutti quanti e al momento è il gioco con il metascore più basso del 2023. Non so se vi ricordate, ma fu annunciato come uno dei primi titoli next gen quando PS5 e Serie X ancora non avevano fatto il loro debutto. Insomma, visto anche il prezzo pieno, anche se siete dei super fan del Signore degli Anelli, potete direzionare i vostri soldi altrove. Va bene, passiamo alle notizie del giorno, anzi, alla notizia del giorno, perché è doveroso parlare del PlayStation Showcase. Perché uno degli eventi più attesi di tutto quanto l'anno, purtroppo si è rivelato una mezza delusione. Non tanto per quello che è stato mostrato al suo interno, ma piuttosto per come è stato gestito tutto quanto l'evento, e anche per dei grandi assenti. Ma andiamo con ordine. Dietro un evento del genere c'erano grandissime aspettative. In fondo, ripescare il format del PlayStation Showcase dopo 2 anni di assenza, un periodo riempito da degli state of play minori, faceva presagire che Sony avesse intenzione di confezionare uno spettacolo di altissimo livello. Con oltre 1 ora di durata complessiva e una lineup 2023 di first party ancora tutta da definire, questo appuntamento doveva instillare un certo senso di sicurezza e entusiasmo nella fanbase. Ma nonostante alcuni grossi nomi, lo showcase non è stato all'altezza delle aspettative. A mio avviso il problema principale è stato un affidarsi eccessivamente a teaser trailer in CGI che ormai non hanno più nessun tipo di appiglio sul pubblico. Va benissimo poi ricordare i recenti acquisti dei PlayStation Studios che hanno visto l'entrata nel collettivo di promettenti nuove realtà come Firewalk e Haven, ma dei loro titoli non abbiamo visto nulla. Fair Place è un generico trailer di un qualsiasi squad shooter e vi ricordo che anche Redfall era stato presentato in questo modo, mentre di Concord abbiamo visto praticamente solo il logo teaser. Lo stesso possiamo dire di Marathon, un reboot che forse avrebbe meritato molta più contestualizzazione, soprattutto per far capire ai più giovani che si tratta di un nome storico che in molti sensi ha gettato le basi per quello che poi sarebbe diventato Halo. Se si è capito ben poco di questi titoli, è anche vero che è mancata la sicurezza delle date, un altro fattore che quasi fa pensare che questo showcase sia stato mezzo improvvisato o che comunque non sia stato preparato al meglio. Addirittura di Spider-Man 2
2, il cui gameplay ha occupato una larga porzione del finale, abbiamo solo un generico autunno 2023, quando in realtà serviva la conferma di una data precisa. E visto che ci siamo, apriamo un attimo il capitolo Spider-Man 2. Il gameplay sì, è spettacolare, e anche se non sono un grande fan dell'Uomo Ragno, devo dire che ho trovato particolarmente azzeccata la caratterizzazione di Peter col costume da simbionte, una scelta che non può non ricordare la serie di Prototype. Purtroppo la sensazione di già visto si sente particolarmente in questo secondo capitolo, non trovate? Manca innanzitutto un forte impatto grafico in grado di differenziare questo nuovo episodio dal primo capitolo, nonostante si tratti di una produzione interamente next gen. Sospetto che più che sul colpo d'occhio immediato si sia lavorato tanto per aumentare a dismisura la fluidità di gioco, puntando molto sulla velocità di attraversamento, sulla riduzione dei caricamenti e sulla stabilità dell'engine. Però insomma, a parte qualche interessante novità come la possibilità di cambiare da un personaggio all'altro al volo, se gli utenti hanno definito Tears of the Kingdom un DLC di Breath of the Wild, decisamente ci si poteva aspettare qualcosina in più da questo Spider-Man 2. Ma tolto il contributo di Insomniac, che si conferma come uno dei team fondamentali dei PlayStation Studios, sono mancate le esclusive e si è sentita tanto l'assenza degli studi first party. Non c'è stato nulla di inaspettato, ma neanche molte delle cose che davamo per scontate. Di Naughty Dog e del multiplayer di The Last of Us non si è saputo nulla, il team Asobi è ormai disperso da novembre 2020, si sperava magari in Ben Studio con un Days Gone 2 o magari nel ritorno di Twisted Metal o perché no, in una comparsa a sorpresa di Kojimone con Death Stranding 2. Ma purtroppo non c'è stato nulla di tutto questo. Aggiungiamoci poi che la lineup PSVR 2 non è stata in grado di accogliere nulla di sorprendente o di veramente esclusivo, ed ecco che la sensazione di si fa sempre più grande. Qui vorrei discutere con voi di quanto possa essere realmente intrigante la decisione di Sony di puntare tanto, forse troppo, sui live service a supporto continuo. È un trend che non mi fa impazzire, ma che sembra essere diventata una strategia centrale nell'ecosistema PlayStation e PC, dove questi titoli usciranno in contemporanea. Anche il supporto delle terze parti sembra virare in quella direzione, con il momento più basso rappresentato, secondo me, da quell'orribile clone di Splatoon di Square Enix, da un publisher che ha alle spalle recenti disastri del calibro di Babylon's Fall e Chocobo GP. Un annuncio del genere mi fa cadere le braccia. Intendiamoci, da come ne sto parlando sembra sia stato un evento disastroso, ma in realtà ci sono state delle cose che mi hanno parecchio coinvolto, per me super emozionanti. Il gameplay trailer di Alan Wake, con tanto di data di uscita, è stato fenomenale, e vedere Sam Lake nelle vesti di un detective in cerca del protagonista è la cosa più meta videoludica che vedrò nei prossimi anni, e non vedo l'ora di giocare questo attesissimo sequel. Però due appunti: la grafica mi è sembrata un bel passo indietro rispetto a Control e non mi spiego bene il perché. Forse questo gioco, un po' come il primo Alan Wake, presenterà delle open map ben più estese del Federal Bureau of Control? E poi dai, è tristissimo il fatto che il titolo uscirà unicamente in versione digitale, una scelta adottata da Remedy per contenere i costi di sviluppo e di conseguenza il prezzo finale. Una scelta che alla fine giova sul consumatore finale e va benissimo, però il collezionista che è in me piange, ma tanto. E proseguendo con gli highlights, Phantom Blade sembra capitalizzare furbescamente su un po' tutti i trend del momento, sia estetici che ludici. Un gioco che sulla carta sembra strainteressante, ma prima di giudicarlo andrà provato con mano. Alcune cose sembrano troppo belle per essere vere. Ci sono poi delle perle indie da tenere d'occhio: il nuovo lavoro di Giant Squid, il seguito spirituale di Gris e poi la nuova opera edita da Fingi, il publisher di Tunic. Revenant Hills è un po' una sorta di Night in the Woods 2 e non posso che esserne strafelice. Chi segue il canale dagli albori si ricorderà una delle mie primissime recensioni. Plucky Squire è sempre più convincente ogni trailer che passa, e Dragon's Dogma 2, nonostante una realizzazione tecnica non all'avanguardia ma fedele al nome che porta, avrà emozionato di sicuro più di un giocatore. Mentre Assassin's Creed Mirage mi lascia un po' interdetto. Capisco il voler tornare alle origini della serie snellendo un gameplay ormai diventato pesantissimo, ma siamo sicuri che il metodo migliore per realizzare una cosa del genere sia riproporre in tutto e per tutto il primo capitolo? Non lo so. Guardando il gameplay, più che un'evoluzione dai toni nostalgici, mi è sembrato un voler tornare indietro a tutti i costi pur di risvegliare un'utenza ormai stanca e assonnata. Sono super incuriosito invece da Talos Principle
Invincible 2 e Ghost Runner 2. Ma insomma, con oltre 30 annunci c'è poco da dire. A livello di quantità e di ritmo, la presentazione è stata imbattibile. Però sono mancati quei momenti che rendono unica una serata del genere. Secondo me il gigantesco pubblico PlayStation ha tirato più di uno sbadiglio durante i trailer di questi indie a piccolo e medio budget. E poi c'è da chiedersi, ma quanti di questi giochi sono veramente esclusive? Ben pochi! Ed è stata la stessa Microsoft a pubblicare una grafica riassuntiva di quanto sarà pubblicato anche sulle sue piattaforme. E sì, tra questi titoli c'è anche Metal Gear Solid Delta. E parliamo un attimo di questa bomba. Nonostante il nome che si porta dietro, per me è stato un annuncio abbastanza deludente. L'ennesima presentazione in CGI che non mostra nulla e che è stata buttata in mezzo a un quantitativo disorientante di trailer, un fattore che non aiuta a capire la portata storica di un tale annuncio. Giochi del genere vanno presentati in un contenitore dedicato o, se inseriti in uno showcase di questo tipo, vanno valorizzati con posizionamenti strategici. Si sarebbe dovuto fare come accaduto con Silent Hill, con una Konami che mostra quali sono le reali intenzioni per la rinascita del brand. E invece, cosa sappiamo di questo titolo? Dallo showcase praticamente nulla, zero, se non che sarà accompagnato da una riedizione dei primi tre solidi in HD in una collection che riporta a fianco il numero 1 e quindi fa presagire a una serie di volumi pensati per reintrodurre tutta la storia della serie. Ma anche qui, le cose non è che tornano proprio. Perché riproporre la versione HD del terzo capitolo nel momento in cui il grande annuncio è il remake di Snake Eater? Avrebbe avuto molto più senso, ad esempio, dare visibilità finalmente a Metal Gear Solid 4, che ad anni di distanza incredibilmente rimane ancora un'esclusiva PlayStation 3. Comunque, la numerazione è stata abbandonata in favore del Delta, una scelta che ha il suo senso. Cronologicamente Metal Gear Solid 3 è la partenza del brand ed abbandonare la numerazione classica eviterà confusione nei nuovi giocatori. Ed è stata la stessa Konami a svelare il significato dietro quel Delta. Si tratta di una revisione che varia leggermente, modifica l'originale, uno slittamento se vogliamo, ma non un'operazione che ne trasforma l'essenza. Delle parole confermate anche dai primi screen in game, che non mostrano Snake quanto piuttosto il world design, la flora e la fauna digitale e anche qualche nemico. Da queste immagini è possibile intuire che si tratterà di un remake molto fedele all'originale, dove verranno riproposte le stesse geometrie e ambientazioni. Insomma, non aspettatevi nulla di radicale come Resident Evil 4 Remake, quanto piuttosto, e qui mi sbilancio, un overhaul grafico in grado di modernizzare ma non stravolgere il gameplay ormai datato. Sta a voi decidere, visto che non conosciamo ancora i nomi coinvolti, se questo approccio conservativo e poco rischioso sia un bene o un male. Comunque non si tratta di un'esclusiva e per ora non abbiamo uno straccio di data per quanto riguarda il titolo e anche questo è un vero peccato. Ma chiudiamo con quello che è stato il reveal più bizzarro di tutta quanta la serata. Il Project Q, una console portatile che in realtà non è una console. Non si tratta della nuova linea evolutiva di PSP o PS Vita, quanto piuttosto di uno streaming device. Questo è pensato esclusivamente per sfruttare il remote play tramite linea Wi-Fi. Cioè, capiamoci, non è una Switch, non c'entra assolutamente nulla. Se proprio vogliamo fare un parallelo con le console Nintendo, si tratta più che altro di una rivisitazione che arriva in netto ritardo di Wii U. O se vogliamo fare un paragone con un device contemporaneo, Project Q è la stessa identica cosa del Logitech G Cloud. Tramite Wi-Fi potrete giocare in streaming ai titoli presenti sulla vostra PS5, quindi fate un po' voi. Per dirvi, le stesse cose le potete fare tranquillamente da PC o con un qualsiasi device Android o Apple, e il Project Q in realtà fa esattamente quello che fa un cellulare a cui si unisce un backbone, solo che il backbone già lo pagate 120€. A che prezzo metterà mai Sony un device che è l'unione di un DualSense con uno schermo da 8 pollici a 1080p e 60fps? Sarà sicuramente un oggetto premium come tutti gli accessori che sta tirando fuori Sony in questo periodo, earbuds comprese. Solo che, se mi permettete, di questo Project Q faccio proprio fatica a vederne l'utilità. Ma anche in questo caso del prototipo, perché di questo si tratta, non sappiamo veramente nulla, un altro annuncio gettato un po' alla rinfusa. Però possiamo comunque giungere a interessanti conclusioni ripensando a tutti questi mesi
ipotesi di leak e rumor. Su Insider Gaming abbiamo la firma di Tom Henderson, che per quanto riguarda Sony le ha prese proprio tutte. È stato tra i primi a parlare di Project Q, ha introdotto anche le earbuds e ha lanciato il campanello d'allarme sulla non esclusività di Metal Gear Solid Remake, anzi Delta. E quindi non dimentichiamoci che Henderson sono mesi che parla della PlayStation 5 Slim con hard disk rimovibile entro la fine del 2023 e anche di una PS5 Pro prevista per il prossimo anno. Qualcosa mi dice che quello di ieri non sarà l'ultimo showcase dell'anno. Insomma, per concludere, ci sono sicuramente momenti degni di nota in questo showcase, ma la presentazione non è stata assolutamente all'altezza delle aspettative. C'è stato il minimo sindacale per portare a casa una sufficienza streaming sita, nonostante poi al suo interno ci fossero nomi di tutto rispetto, anzi anche saghe epocali. Per me il marketing di Sony si è dimostrato ancora una volta incapace di valorizzare un brand che per loro fortuna è di una potenza tale che si vende da solo. Ma a questo punto sono proprio curioso di vedere come deciderà di muoversi Microsoft col suo showcase. Per me ne vedremo delle belle. Ma voi poracci cosa ne pensate? Io vi aspetto qua sotto nei commenti e intanto vi ringrazio sia per aver partecipato in tantissima alla live di ieri, sia per essere arrivati fino in fondo a questo lunghissimo video dove tra l'altro hanno scarseggiato le notizie Nintendo. Io vi aspetto nei commenti e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Snake, Michele Delta, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Per un video che non guarderà nessuno perché non c'è Super Mario, maledetto.